Oh, ragazzi, eccoci qua, finalmente siamo tornati. È arrivato il momento di continuare la nostra carriera con il grande Daniele De Rossi. Come vedete, adesso ci stiamo occupando della rete Osservatori. Abbiamo mandato il nostro Damiano Mazza. Ricordo, stiamo facendo la carriera con la SPAL. Esperienza 4 stelle, giudizio 4 stelle. L'abbiamo mandato in Brasile per 9 mesi e stiamo cercando un attaccante giovane, prolifico, promettente, che possa dare una mano alla nostra squadra e che possa cercare di diventare enormemente, incredibilmente forte, ok? Sicuramente andremo a fare qualche bella plusvalenza con lui, ci proviamo. Questa è la nostra squadra, siccome è passato tanto tempo, ve la faccio rivedere. Abbiamo il grande Finotto Lamantia, un duo incredibile davanti. Tra l'altro con Finotto mi sono trovato molto ma molto bene, però è ovvio, ci serve qualche acquisto. Quindi mi raccomando, ragazzi, consigliatemi qualche bel acquistino da fare. Si tratta ovviamente di, scusate per quante volte ho detto ovviamente, si tratta di giocatori giovani. Sto cercando giocatori giovani che costino massimo 5 milioni, ok? Da far crescere. Siamo ancora in Serie B, abbiamo tutto il tempo per far appunto crescere i nostri giocatorini. Adesso, siccome stiamo facendo ancora il pre-season, se non sbaglio, sì, andiamo a farci un'altra partita che dovrebbe essere contro la Samp. Ok? Siamo pronti? Ci andiamo a giocare questa partitina con il nostro De Rossi, che adesso vi faccio rivedere. Dovrebbe esserci una fotina con lui. Se la troviamo, eh? Vediamo, vediamo, vediamo. Eccolo qua. Eccolo qua. Guardate che bello, Danielino. Ok, andiamo in campo. Ok, eccoci, eccoci, siamo pronti. Inizia il partitozzo e abbiamo ancora occasione per provare i nostri giocatorini. Mi raccomando, concentrati. Probabilmente oggi finiremo la Coppa Preseason anche per prenderci qualche grana in più. Sicuramente vinceremo qualche soldino, ma bisogna stare attenti perché potremmo accelerare il tutto andando a simulare un pochino, eh. Attenzione! Imbucata clamorosa! E subito, subito il gol. Ma che difficoltà sto giocando, scusate. Subito il gol. Avanti contro la Samp. È sempre lui, il magico Finotto. Grande gol. Occhio. Occhio, attenzione. E subito. Sì, la SPAL. La Samp ci segna. Converre 1-1 al decimo minuto. In difesa facciamo veramente cagare. Poi vi faccio vedere anche qualche giocatore che sto osservando, ragazzi, che ancora non ve li ho fatti vedere. Ma ci arriviamo. Ci arriviamo. Non temete. Oh, attenzione. Il buco. Il buco. Rigore netto. Rigore netto. La andiamo a rubare. Murru. Fallo killer. Fallo killer sulla Mantia. E adesso un tiro molto importante per Mancosu. Sapete che Mancosu è il nostro fuoriclasse. E infatti non può non fare questo. Un bel cucchiaio. Mamma mia, che giocatore sontuoso. Mancosu. 1-2. Ci riportiamo avanti, signori, avanti. No, mamma mia, in difesa facciamo una fatica. Grande parata del nostro portierone. Adesso calcio d'angolo per la Samp. Facciamo uscire anche il portierino. Palla insidiosa, ma nulla da fare. Villar adesso. Palla a Murillo. Attenzione qua. Attenzione. Mamma mia, che lentezza che abbiamo in difesa, ragazzi. Sembra che abbiano due di velocità. Ok. Con calma e circospezione. Mamma mia, come usciamo? Come usciamo? Molto facile. Finotto. Bravo Finotto. Ah, peccato, era buona questa palla di De Pao. No, scusate, di. Non ho visto, non ho visto. Mi sono rincoglionito, attenzione. Candreva è solo. La mette in mezzo. E ci salviamo. Ma vedi quanto cuore questo. Attenzione perché parte la Mantia. La palla è buona. L'anticipo e se la porta avanti con una mano, a quanto pare. Con una mano. Mortacci sua.
Oh, ma che è sta libertà? Mamma mia, che paratone. Che fate? State ubriachi? Vai, Meccariello. Con calma. Girala. Che squadra incredibile. Il gioco di De Rossi ti fa subito sentire forte e chiaro. E questo è un altro intervento killer. Sempre sulla mantia, poraccio. Lo stanno ammazzando, lo stanno ammazzando. Hanno deciso di far fuori la mantia. Non ci vogliono far giocare con il nostro attaccante. La prima di campionato di Serie B che arriverà tra pochissimo, signori, tra pochissimo. Sperando di avere qualche nuovo innesto, perché ci serve, eh. Specialmente dietro, sto notando. Specialmente dietro. Attenzione qua, Verre. Ma dove vai? Dove vai, Pivello? Girala tutta, maestro. Mamma mia. Giocata sontuosa. Adesso Celia. Non lo ferma nessuno. Non lo ferma nessuno. Ecco, ho provato a fare una cosa senza senso. Il tiro della tigre da davanti alla porta, ma non ha senso, non ha senso. Ok, finisce qua il primo tempo, ragazzi, eh? Siamo al 45esimo. Oh, mamma mia, che azione. Il tiro da tigre. Esce fuori di poco. Un'azione incredibile, ragazzi. Neanche l'ho commentata. È iniziato il secondo tempo, siamo partiti alla grande. Alla grande. Attenzione, Candreva può andare davanti alla porta. Il tiro della tigre. E il gol di Candreva. 2-2. Mortacci sua, ma io che cosa mi esulto. Meno male che è un amichevole. Altrimenti credo che De Rossi sia molto arrabbiato, eh. Molto. Però vabbè, è un amichevole, ragazzi. Siamo comunque in un precampionato. Bisogna ancora lavorare sulla difesa, eh. Mi spaventa un pochino. Ma potevo chiudere un 1-2 molto interessante. Adesso riparte la Samp. E qua rischiamo, eh. Qua rischiamo tanto. E il gol. Il gol. Veramente c'è da piangere in questo momento. Damsgaard. Comunque sì, salteremo il precampionato, ragazzi. Lo simulo tra poco, eh. Dopo questa partita. Tanto dovevo soltanto rinfrescarmi un po' le idee con questa squadra, cercare di capire quelli che sono i punti deboli. E abbiamo assolutamente bisogno di un terzino e un difensore centrale, in realtà, e di una punta. Bella. Eccolo però, eh? 3-3. Non è finita, non è finita, siamo ancora in gara. Palla per De Paoli, Candreva si butta dentro. Ancora De Paoli. E Candreva è solo. Grande parata di Thiam. Ho fatto un cambio in porta per provare anche il nostro portierone. Ci sta, ci sta. Bella parata. Attenzione qui però, non è finita. Aiaiai, Candreva, l'uomo più pericoloso, direi, della Samp. E fa anche un assist Candreva. Incredibile. Gol di Ferrari, che in teoria dovrebbe avere i piedi quadrati, ma non ci interessa. Bello, che culo, la mantia. La mantia, che culo. 4-4, partita con delle difese scandalose. Andrebbero riviste. La mantia 4-4. E si gode, si gode. Mamma mia, Candreva è troppo forte, ragazzi. E il gol del 5-4 della Samp. Troppa fatica là dietro, troppa fatica. Ogni azione praticamente un'azione pericolosa per la Samp. Bello qui. Da che partito? È buona la palla per Finotto. Manca solo lui. E Mosse l'è cagato. Attenzione, Mosse lo ricaga. I difensori, i tifosi si disperano. Finotto ha fatto una cazzata. Che finaccia che ha fatto Finotto. Mamma mia. È stata colpa mia, ragazzi, è stata colpa mia. Ho messo il pressing, ma è finita, è finita. Ci becchiamo questa sconfitta? Direi di sì.
Ci prendiamo la sconfitta e la port... No, 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 un altro gol, no, però. Ti prego. Signore Fischi! Siamo già a 2 minuti di recupero in più! Non faccia il bastardo! Ma guarda lei! La parata di Thiam. E siamo al quinto minuto di recupero su due in realtà. Arbitro venduto, questa è una chiara dimostrazione, ragazzi, che ce l'hanno rubata. Quindi non ci dobbiamo preoccupare più di tanto. Candreva, mamma mia, sembra Messi. Sembra Messi questo Candreva. Messi non si è mai tolto il pallone da lì. Dopo ben 8 minuti di recupero, quando in realtà dovevano essere 2, può finire la partita per il signore. E possiamo tornare nella nostra home e andiamo a vedere insieme i giocatori che sto osservando. Ok? Non sono tantissimi, eh. Ovviamente sto aspettando perché voglio vedere anche quelli che... insomma, qualcuno di voi mi suggerirà su Instagram o comunque qua sotto nella sezione commenti del video. Allora, ufficio, no, scusate, trasferimenti. Abbiamo mercato. Abbiamo Kaiki, che secondo me è un giocatore molto ma molto interessante del City. Purtroppo non so se riusciremo a prenderlo per un semplice fatto che comunque al City avrebbe una carriera molto più easy, anche se ha bisogno di giocare. Magari possiamo provare a prenderlo in prestito, sarebbe molto 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 buono, ma a titolo definitivo non credo, non credo, mi potrebbe rifiutare per il semplice fatto che non gioco nemmeno in Serie A. Marquinhos, stessa cosa, ottima promessa, esterno destro o sinistro dell'Arsenal, anche lui brasiliano 19enne, esattamente come Kaiki. Tra i due però preferisco Kaiki perché ho avuto modo di provarlo in una scor cioè in un'altra carriera l'anno scorso. Poi abbiamo Savio, abbiamo Vinicius Mello che può fare l'attaccante, ragazzi. Questo è anche abbastanza duttile, anche se è 1,82 m, quindi non è molto alto. Però come vedete ha anche qualche caratteristica, esattamente come Marquinhos, che ne ha tre addirittura. Molto interessante, non ricordavo. Poi abbiamo un portiere, ragazzi. Abbiamo Cherki che è molto forte. Sicuramente qualcuno di voi lo conosce benissimo. Castello Lukeba, che è, se non sbaglio, un difensore centrale. 1,84 m x 73 kg. Questo deve essere il mio primo obiettivo, ragazzi. Assolutamente. Anche in prestito andrebbe bene. E poi abbiamo questi qua. Come vedete c'è anche qualche italiano, ci abbiamo Miretti, Scalvini, Udoge, Volpato che può essere molto, molto interessante, secondo me in prestito ce lo danno, e poi Gnonto che è in scadenza di contratto, ma comunque ha 18 anni, quindi non possiamo prenderlo e fare un preaccordo per l'anno prossimo. Però ne parleremo sicuramente nel prossimo episodio. Adesso ci andiamo a fare, ovviamente fatemi sapere se questi giocatori vi interessano. Ci andiamo a fare le simulazioni, ok? Intanto l'Inter prende Sušek per 38 milioni e mezzo e questa ce l'andiamo a simulare. Simula partita. No, ho sbagliato. Forse dovremmo fare simula veloce, però vabbè. Andiamo così, va. Vai al risultato. E ovviamente perdiamo. Ci segna Di Francesco al 43esimo del primo tempo. Tacci sua, tacci sua. La Samp ha vinto contro il Torino. Mamma mia, mamma mia. Saremo messi malissimo, immagino. Questa è la classifica, ovviamente, ancora non partita della Serie B, che affronteremo tra poco, ragazzi, insieme. Ok, resoconto mensile della squadra primavera. Magari c'è qualche giovane interessante. Forse, forse, forse Saverio Ricci, ma io aspetterei perché ha un totale di 47, 15 anni. No, no, si aspetta, si aspetta, si aspetta ancora un pochino. Ok, poi. Purtroppo non siamo riusciti a raggiungere la finale del torneo. Ok, abbiamo già salutato, eh? La Coppa Preseason. Qui abbiamo un'offerta per Zuculini che io mi porterei ad accettare. Lo mandiamo in Turchia, se non sbaglio. Ok. E avanziamo, avanziamo. Sono giorni di mercato intensi questi, eh? E qui ho dei resoconti sui giocatori che stavo osservando. Ci sarà un piccolo taglio perché voglio osservarmeli per bene. Mamma mia, attenzione a queste squadre turche, signori, eh?
La squadra Adana Demirspor è interessata a questo giocatore e il suo valore di mercato oscilla tra 1.450.000 e 2.700.000, da tenere a mente se vuoi strappare un buon accordo. Proposta dell'Adana per Murgia di ben 2.400.000, ragazzi. Proviamo a trattare. Dobbiamo fare cassa. Ci servono soldi, ok? Il nostro De Rossi è già seduto lì per trattare. Abbiamo un po' di tensione, ok? Ma sono soldi importanti. Come vedete, abbiamo uno sguardo al nostro budget. 11.530.000 e un budget settimanale di 221.000. Non è male, non è male. Allora, loro ci hanno offerto 2.400.000, noi proviamo a andare al massimo, a 2.700.000. Al massimo andiamo un po' più giù. Anche se 2.400.000, ragazzi, è un'offerta già buonissima, però vorrei strappare qualcosina in più, poco poco. Allora, 2.450.000, noi ci portiamo a questo punto a 2.620.000. Può accettarmela? Se no andiamo a 2.500.000. Accettata, buonissimo, buonissimo. Sono quei pochi soldini che a noi fanno comodo, ovviamente, per una realtà come quella della SPAL. Mi è dispiaciuto dare via Murgia, anche perché era un buon innesto, ma sono sicuro che riusciremo a rimpiazzarlo decentemente. Allora, qua ci offrono un prestito addirittura per Peda. Al Cardiff City, sì, ce lo mandiamo. Ce lo mandiamo. Ok. Perché? Ah, lo devo trattare il prestito. Va bene, va bene. Forse per una questione di... come si dice? No, io lo accetto direttamente. Durata prestito un anno. Ah, di stipendio volevo dire. Ecco qua. Vabbè, lo stipendio è talmente piccolo che non ce ne frega niente. Paghiamo soltanto 200. Prezzo del futuro cartellino. Qui ci dice 5,10. Rinegozia. E facciamo 7,20. Vediamo un po'. Va bene, va bene. Sarà un giocatore che non useremo, ragazzi. Quindi ci va bene così, ci va bene così. Ok, vado avanti e vi faccio sapere se c'è qualche novità. Allora, come vedete, Lukeba, è finito il resoconto dell'osservatore, ha un valore di 76 e un valore di 15 milioni. Sarebbe un investimento grossissimo da parte della SPAL, enorme, e non si può fare, ragazzi, non si può fare. Come vedete però c'è Cherki, che può essere una grande, grande risorsa per il club, perché è un'ottima promessa, ragazzi, sono sicuro che può fare veramente il devasto, ma io punterei su Kaiki, che ha un totale di 66, un valore di 2.400.000, quindi molto basso, però diventerà fortissimo, ragazzi, può diventare fortissimo. 1,75 m, piede sinistro, 2.400.000, uno stipendio di 17.000, io credo di portarlo verso i 20, ok? Adesso ci proviamo subito a prenderlo, però non è detto che possa accettare. E poi abbiamo Vinicius Mello, 600.000 di valore, stipendio 900, anche lui da far crescere, ovviamente. Ci si può provare, ci si può provare. Lui, su di lui ho molte, cioè nel senso pochissime certezze, vediamo, vediamo. Ok, siamo qui a fare la nostra proposta al grande Pep Guardiola. De Rossi sta parlando con lui e faremo un'offerta di 2 milioni come partenza. 2.010.000, dai. Ok. Vediamo cosa ci propongono. Secondo me si sale fino a 3 milioni massimo, Secondo me. 2.250.000, addirittura più basso, perché Kaiki ha comunque un contratto che sta per scadere, anche se ha 19 anni. Si vede che un pochino influisce sulla trattativa. Siccome loro sono andati a ribasso, io punterei a questo punto di abbassare di ben 100.000 euro. Dovrebbero accettare. Ok. Pep accetta e possiamo andare a trattare direttamente con il giocatore. Beh, praticamente stiamo dando via Murgia per prenderci Kaiki, che è un'ottima, ottima promessa.
E c'è un procuratore, una procuratrice donna. Una procuratrice, la prima volta che la vedo nel gioco, sono molto molto contento. Anche perché di carriere su FIFA 23 non ne ho iniziata nessuna, quindi è la prima volta e sono contento di vedere questa novità. Ruolo squadra importante, lo accettiamo, perché probabilmente ogni tanto lo faremo anche riposare. Poi, contratto da 5 anni, ci proviamo. Perfetto, perfetto. Ignora clausola rescissoria. E lo stipendio, andiamo con una proposta di 20.000, un bonus di ingaggio di 50. Vediamo. Ole, hanno accettato subito, probabilmente poteva andare un po' a ribasso, ma questo è il nostro primo nuovissimo acquisto, ragazzi. Brasiliano esterno, sicuramente ci farà vedere anche qualche bella skill. Guardate come si allena già, mamma mia, il fomento, le visite mediche e anche i nostri giocatorini che vengono a ispezionare il nuovo acquisto staranno dicendo: oh cazzo, questo mi ruberà il posto. Già lo odio, già lo odio. Vabbè, vabbè. Eccolo qua anche in conferenza stampa, la presentazione con la nuova maglia. Numero 14, eh? Potremmo cambiarlo, ma siccome gliel'hanno dato loro, lasciamogli al 14, dai, lasciamoglielo. Manchester City, 2.150.000. Vediamo se ci danno una recensione sulla valutazione, scusa, una valutazione del prezzo B. Quindi molto buono, dai. Buonissimo. 66, sì, lo so, si sa. Buon uomo squadra. Perfetto. Dobbiamo cambiare modulo, tra l'altro, eh. Ok, ragazzi, stiamo facendo anche una trattativa con Scalvini, difensore centrale cruciale, ruolo squadra, per 2.700.000, che è molto, molto buono, ragazzi, perché lui ha un valore di circa 3.600.000, eh. Attenzione, siccome è scadenza, ce lo stanno quasi regalando. Vediamo se riusciamo a portarcelo a casa. Nessuna clausola rescissoria. A noi va benissimo. E queste sono le sue richieste. Vabbè, accetto subito. Accetto subito. Lo voglio. Assolutamente, ragazzi. Ci serve un difensore centrale. L'abbiamo trovato. Anche, secondo me, ha un prezzo molto, molto buono. Non possiamo prendere Lukeba. È impossibile. Costa troppissimo. 17 milioni addirittura. Quindi niente da fare. Niente da fare. Ok. Ottimo, ragazzi. Ok. Siamo riusciti a prendere anche in prestito il portiere che vi avevo fatto vedere a inizio video, ragazzi. 64. È molto giovane. Può crescere tantissimo. E lo faremo giocare titolare. Prestito di 2 anni con diritto di riscatto, che adesso mi sfugge, ma se non sbaglio credo verso sui 2 milioni. È molto buono perché per 2 anni può crescere esponenzialmente e quei 2 milioni potrebbero essere veramente pochi rispetto al valore che avrà questo giocatore. Sono molto contento. Ok, per oggi possiamo chiudere qui con il mercato e il resto. E la prima partita di campionato, ragazzi, sarà contro la Regina e la vedremo nel prossimo episodio. Proveremo tutti i giocatori, quindi mi raccomando, non mancate e ovviamente adesso salverò, non farò più nulla, aspetto qualche vostro consiglio, così magari riusciamo a muoverci sul mercato ancora un po' e nulla, fatemi sapere voi. Non vedo l'ora di vedere questi giocatori in campo, davvero, davvero, davvero. Ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi, vi voglio bene, ciao ciao.